Ragazzi miei, buongiorno, bentornati sempre qui dal CAP, bentornati sempre qui sul canale. Oggi in questo video non solo andremo a provare War Machine, che vi ricordo che ieri è uscito un video apposito per farvi presente se andare a pullarla, se conviene, in che mazzi, tutto quello che volete, ve lo lascio sempre qui nelle schede, ma oggi ci sono delle cose gustose per voi, boys. Ovvero, oggi ci saranno tre codici in regalo per tutti voi, il primo che se la raffa le piglia, ovviamente sono dei codici in cui sono due Mystery Variant Basic e una Premium Mystery Variant, belle succose per quelli che amano le variant come del sottoscritto. Ora, come si ottengono questi codici? Ci sono delle tre tipologie diverse di acquisizione di questi codici, ok? Quindi la prima è quella più semplice e quella più succosa, dove c'è presente la Premium Mystery Variant, ovviamente in questo video qui. Quindi guardatevi il video tutto fino alla fine, perché randomicamente in questo video apparirà il codice così e non te lo aspetti, frate. Ovviamente per chi sulla raffa in questo video, io esigo un'iscrizione al canale, ragazzuoli, perché ovviamente così siete molto più aggiornati per le eventuali ancora codici, ricompense, chi vuoi, quello che cazzo vi pare, sempre su inerente al mondo Marvel Snap. La seconda invece è sempre molto semplice, ovviamente si terrà all'interno del profilo Instagram del sottoscritto, in cui randomicamente io faccio una bella storia con questo codice. Il primo che la vede, il primo che lo riscatta, e vi faccio vedere poi in seguito come vanno riscattati anche i codici, state tranquilli su questo, e si becca il codice. Easy. Il terzo e ultimo codice sarà ovviamente oggi in live. Vi ricordo sempre, 21:30 saremo live per andare a puntare il tutto per tutto su queste cazzo di ladder pazze, oppure in qualche conquest pazza. Per gli amanti delle bette, un po' la conquest ormai. E ovviamente la live ve lo annuncerò prima del codice che sta per uscire e lo farò apparire in chat randomicamente, quindi democratico, frate. Quindi spero che queste piccole ricompense possano in qualche modo contribuire a un approccio reciproco sul vostro supporto riguardo in tutti gli altri social inerenti e non solo a questo. Quindi grazie, raga. Cioè, andiamo col mazzo, va. No, il cazzo, vi faccio vedere prima come si ottengono i codici. Ovviamente si deve andare per forza nella pagina ufficiale di Marvel Snap. Si va sicuramente su riscatta codice. Ovviamente poi ci aprirà questa pagina qui. Ovviamente tenete presente il player ID vostro, ok? Perché non è semplicemente questo con il vostro ID e basta, ma dovete mettere quello con dei numeri, ragazzi. Quindi andate a ottenerlo nelle impostazioni, c'è sotto, ma proprio sotto alla fine delle impostazioni c'è il vostro player ID, basta ci cliccate sopra e vi esce, ok? E qui ovviamente dovete andare a inserire il codice, niente di più semplice, ragazzuoli, fast e lenti e via, e si gode. Ora il mazzo di oggi, finalmente, il mazzo di oggi cosa riguarda? Ovviamente riguarda la grandissima carta nuova, ovvero War Machine, trovata nella seconda spot ieri in live, proprio in extremis, anche perché era l'ultima chiave che mi rimaneva, altrimenti col cazzo che l'avrei presa con i token, perché ne ho 4000 e ci ho pinnato culo Obsidian, che tra l'altro manca in questo mazzo, perché se vi ricordate nel video di ieri noi l'abbiamo anche visto un mazzo del genere con Shuri, ma al posto di Crossbones, che poi l'ho aggiunto io perché ci sta, no? Perché alla fin fine ne usufruisce anche lui dell'effetto di War Machine. Lui ovviamente va in concomitanza con Shuri in questo mazzo, va in concomitanza con Hope, va in concomitanza con Shulk ed Infinauta. Ok, cosa vuole ottenere questo mazzo? Vuole ovviamente andare a proteggere le nostre carte di costo alto, ok? Maggior ragione perché c'è Shuri. Ovviamente abbiamo sia Armor che Carriera, perché la carta peggiore che ci può imbattere contro è ovviamente il grande Shang. Se ci esce War Machine in combo con Hope, godiamo già al turno 5. Se ci esce Shuri, passiamo. Metti che ci abbiamo Shulk, passiamo, ci abbiamo Shulk a 0. La giochiamo su Shuri, ok, 20 punti. Giochiamo in Infinauta, ok, 20 punti. 40 punti in due location, oppure visione, oppure Taskmaster e via. Vai con Dio. Dai, sono curioso di vedere sto mazzo all'opera. Barone di sinistro. Ah. Guarda, ti devo dire, barone di sinistro può essere veramente divertente, ma c'è The Wood contro un altro junk. Ultima. Oh, location nuova, frate. Location nuova. Ora, Armor può essere utile su The Wood? Sì, teoricamente sì. Dovremmo cercare di andare a cluggarci in qualche modo a sinistra. Non mi dire che tu sei... Ok, Jeff. Ok, Jeff. Mi devo aspettare... Che ne so.
Il pazzo del Green Goblin? Mi devo aspettare. Vabbè, Green Goblin. Va bene Shuri, va bene quello che vuoi, va bene, va benissimo sta roba. E guarda. Guarda. Io sarei tentato di fare subito Shuri, ma io vorrei aspettare un attimo. Vorrei giocare a Kyera. Anzi. Sì, puoi giocarla benissimo qui, sì. Gioca al centro, Kyera. Che demone, va bene. E che non è un junk? Penso di sì a sto punto. Qui mi fa uscire, perfetto. Perfetto. Shuri. Shuri, skippiamo. E poi valutiamo. Possiamo benissimo pensare di fare Shulk e poi Taskmaster sulla Baronia. Non sarebbe male come idea. Non sarebbe male come play. Non sarebbe per niente male come play. Oppure puntiamo a fare Shuri. Qui. Into Taskmaster. Anzi no, metti che lui mi gioca Sentry, fratello. Metti che lui mi gioca Sentry, ma giocala qui, Shuri. Metti che adesso lui mi fa Sentry sulla Baronia. In qualche modo poi giocando la Shulk sulla ghiacciaia ci mettiamo solamente The Hood. Capito? Ma meno male che non ho fatto Shuri. Vabbè, fate GG. Comunque, bella play comunque, ragazzo. Hai fatto tutto tu. Vai. Prossima. Poi, il vero problema è questo qui, che ovviamente i mazzi di questo genere abbiamo incontrati molti in Conquest, adesso anche in Ladder. Non dico nulla, frate. Non dico nulla. È la rinascita di Cannonball. È quel ragazzo che ovviamente io ho criticato. Ovviamente goliardicamente, perché, sapete... Ci tengo a non criticare tutte le carte perché so benissimo che tutte le carte possono essere utili. Cioè, penso che Cannonball in qualche modo possa andare a essere utile, ma non adesso. Però mi sta veramente rompendo tutto. Ok, Scorpion. Soprattutto in Conquest. E Scorpion Alto Evo? Basic? Con Abominio? Oh, vedi. Vedi. Vedi che già ragioniamo. Il problema qual è? Il problema è che io non posso giocare la faccia di Ebron adesso, dai. Non la posso giocare. Ma perché no? Ma perché no? Ma chi me lo vieta? Ma giocalo qui. Ma giocalo qui. Fammi fare una prova. Perché io non ho capito una cosa. Nel senso, se nella faccia di Ebron io lo setto. Ok, e poi gioco War Machine. Io posso giocare robe lì? Praticamente? No. Praticamente no, perché è un effetto ongoing. Ma se War Machine fa sta roba. Cioè, con Kiln era logico provarci. Era proprio logico provarci con Kiln. Adesso con la faccia debba non lo so, frate. Dai. Un po' complicata la situazione. E Shulk, dai. Facciamo Shulk. Abominio, dai. Sta per arrivare l'abominio. Sta per arrivare un abominio gigantesco. War Machine? War Machine Infinite into Taskmaster. Allora, lui che cosa mi può fare adesso? Mi può fare sicuramente Abominio? Sì, lo può fare. Hello War Machine. Allora, vediamo se possiamo giocare intanto. Io sono curioso di vedere sta roba. Se posso giocare robe con l'effetto della pauce. Teoricamente no. Teoricamente sì. Se ne fotte tre cazzi. Il grande Infinite con War Machine. E poi valuti. Poi valuti e vedi come si evolve la situazione. E oppure, vabbè, non facciamo Infinauto intanto qui perché mi sembra logico farlo. Mi sembra logico farlo. Ok. Cosmoli, perfetto. Abominio. Ok. Perfetto così. Mo. Voglio giocare qui io. Taskmaster.
Oppure me la chillo e Taskmaster me la faccio qui. Il problema è che c'ha Shang lui, suppongo io. E c'ha Shang, io come faccio? Allora, lui deve andare per forza a giocare qui, ok? Io penso che lui la chiuderà con Hulk a sto punto. Io qui vado a 26-25. Eh no, frate, questa è vinta. Ehi? Forse non se l'aspettava Taskmaster, visto che io non ho giocato Shuri. Forse non se l'aspettava, teoricamente. Si aspettava qualcosa di più chill, magari su Negroscia. Ci sta. Ci sta. Bel game, dai, un bel game. Ci sta. E comunque alla fin fine non è malvagio, eh. Stiamo andando abbastanza bene, nel senso, stiamo andando abbastanza bene in questo mazzo che alla fin fine abbiamo briccato per due volte di fila. E chi? Opsummer. Summer è la chiave in tutto ciò. Cioè, più che altro War Machine, ok, ma War Machine è utile anche in determinate situazioni del game. Wogand è molto bello. Wogand è molto bello. Guarda, io ti farei armor qui. Andi il chill. Più assoluto. Armor lì e siamo tutti belli che contenti. E poi ci sarebbe da capire un'altra cosa. Sul trono spaziale io ci posso giocare carte? Teoricamente sì. War Machine sul trono spaziale ci posso giocare carte. Squirrel, ok, il doppio mazzo con Mockingbird e Shulk? Può essere. Allora, guarda, io intanto la fauce aiuta dal gioco. Ok, posso andare anche a spostarla su New York, non è un problema questo. Mi prendo anche, che cosa? Mi prendo quel cristo lì. Non mi interessa Mobius. Ma proprio per niente mi interessa Mobius. Guarda che se tu adesso mi delizi di... Ok. Dici War Machine. War Machine è buono. Che okay, War Machine è buono. Ma forse anche Infinauda. Se facciamo così... No? C'è un War Machine. Io posso andare a giocare Infinauda qui. Però non c'ho Taskmaster. Vabbè no, proviamo. Proviamo ugualmente, proviamo ugualmente. L'Obsidian, ok, perfetto. And il Robbo, ok. Ci sta. Adesso noi facciamo un infiammato potentissimo sulla dimensione Nur, no? Ci sta sta roba. Ok, lui giocherà sicuramente il Robbo in qualcosa qui per ottenere qualcosa in più. Poi, come te la giochi? Sto pensando. E poi dipende tutto, perché se da coso e da Taskmaster la chiudiamo, altrimenti boh, Shulk può essere una chiave. Può essere la play, cazzo. Allora, bello, bello così. Bello così, frate. Bello così. Ora, facciamo un'altra roba? Facciamo tipo... Così, così è Taskmaster qui e tanti saluti? È tipo questo roba qui? Alla fin fine lui come cazzo fa a vincere qui su Infinauta? Gli contesti qui, gli metti 8, 14, 15 punti. Che non basteranno mai, sia chiaro. Dazzler, Titania, ok. E Shanna. Ok. Infinauta così. E il Robbo. No, frate, pareggio. Spettacolo, frate. Spettacolare sta roba. Vabbè, GG. GG, dai. Sì, potevo vincere lasciando la fauce d'ebano lì. Potevo vincere, semplicemente lasciando la fauce d'ebano lì. Vabbè, frate, dai, ci sta, il pareggio ci sta. Quando finisce in pareggio sono sempre contento, perché è una roba che non capita spesso. Non capita spesso una roba del genere.
Atlantide, ok, perfetto. Taskmaster, War Machine, Kaiera, Shuri. Abbiamo molte possibilità di manovra nei turni centrali, volendo. Bifrost. Vabbè, frate, insomma, se tu mi delizi di altre carte molto basse, potrei incominciare ad assettare qualcosa. Kaiera? Laboratorio. Sì. Io sto già mangiando, facendo Shuri, visione, robe. Va bene, sì, va bene. Va bene sta roba. Shuri, frate. Laboratorio di Shuri into Shuri. Sì, prospetto un visione gigantesco. Battilo tu. Battilo tu sto infinato in tua carriera. Battilo tu, frate. Adesso fai visione, perché visione è lì. Visione è la play. Brutta. Cosa può andare storto? Niente. Victory. Niente. Poi benissimo, potevi fare anche Taskmaster sul laboratorio di Shuri, capito? Però dovevi anche giocare attorno a Shank. Perfetto. Ultimo game per celebrare al meglio questo mazzo, che alla fine è anche molto divertente. Cioè, io vorrei semplicemente chiudere il video con una play di Opsummer, visto che io non l'ho vista proprio in questi tre game. Questo è il quarto. Lemuria. Ok, va bene, tiro così per il meme. Ok, perfetto. Ora. Potevo passare. Che faccio? Niente. Espressamente non faccio nulla. Potevo passare e fare un fine auto gigantesco, cazzo. E ora Sentry. E Gringo. Perfetto. Perfetto così. Ho capito. Bifrost pure, va bene. Opsummer. Adesso. Adesso, ma dai, vero? Adesso. Opsummer Shuri? Ma io non ce la faccio a chiudermi. Oddio, volendo, mi sa che mi conviene farlo qui. Sì. Mi conviene farlo qui. Ok. Ora. War Machine. Ok. Bella anche Kaiera, frate. Bellissima anche Kaiera. Aspetta, fai una roba. Lui farà Nihilus, no? Lui farà Nihilus. Nihilus, va bene. C'è la Prio, però. C'è la cazzo di Prio, però. In tutto ciò c'è la Prio. Punto, ma invece di Taskmaster, ma buttagli Kaiera, no? Buttagli Kaiera, perché io penso che lui vada a giocare uno Shang qui, perché altrimenti come me lo butta giù? Cioè, lui qui che cosa può fare? Niente. Fai 6 punti e 14 punti. Lui come cazzo ci arriva a 14 punti, frate? Non scherziamo. Se ci pensi, c'ha più senso fare una roba del genere che fargli Taskmaster. E lui sicuramente ci avrà Lyot, quindi molto bello che... Ok. Perfetto. Kaiera? Dimmi che tu hai indovinato la play. Dimmelo! 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 Chiusa. In bellezza. Kaiera into Crossbones.
E niente ragazzoli, questo è il mazzo e spero che vi sia piaciuto, spero che avete pullato War Machine perché è veramente una carta molto interessante e spero che abbiate riscattato il codice. Complimenti al fortunato. Così, random, anticipo prima. Ci vediamo stasera in live. Pazzi!